La barriera mi sembra un po' spostata. Bravo Garbu, bravo Garbu. Attenzione. Ripartono i solteri. Attenzione, si involano i solteri. Buona la parata di... Torniamo raga, torniamo. Meno male che sono... bravo Garbu, meno male che c'è San Garbu oggi, San Garbu. Ai, no, bravo San Garbu, torna. Mamma mia, Garbu, cosa sta prendendo Garbu? Oh!
dentro, che questo ce l'ha il tiro. Un attimo. Ai ai ai. Meno male. Aia, ai ai ai. Oh, 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 oh. No, ragazzi, così. Da polli questo. Sentono vibrare, devono fischiare, ma attenzione, bravo Gardi. Impegnato più volte, si è sempre saputo trovare pronto. Numeri. Bravi ragazzi, avete lottato comunque, bravi tutti. Qualcuno vuol dire qualcosa di questa sconfitta, ragazzi, le nostre tifose? Dispiace molto dispiacere, mancavano i migliori della squadra. Grazie, quindi lo prendo come un complimento, grazie. Cosa vogliamo dire, qualcosa di questa sconfitta, ragazzi? Tanto lo sapevo. Lo sapevi, tu lo sapevi, ok. I gufi sono questi. Una sconfitta può solo seguire una vittoria. Speriamo, dai, grazie così. Un saluto a tutto il pubblico, arrivederci. Eccoli qua. Andiamo a fare l'intervista al paracarro sarto. Cosa devo dire? Un commento su questa partita. Completamente. No, dai, scherzo, sono stati bravi, li hanno prese, però ancora sono combattuti, questo. C'erano tanti assenti. Tanti... Sembra il giornalista delle Iene che ferma il calciatore che esce dall'allenamento. Ma che c'è da dietro? Adesso andiamo a fare qualche ripresa a tradimento negli spogliatoi. Adesso andiamo a mangiare. Maschio, digli al mister che si muova, che è sempre l'ultimo. Attenzione, frecciatine. Allora, questa volta, per cambiare... Prova Omen a fare un po' di interviste, attenzione. Stiamo avvicinando al punto di ritrovo del Tavernaro. Eccoci qua. Citazione questa, chiaramente. Abbandono la borsa un attimo. Eccoci, siamo arrivati. È Omen che gestisce la videocamera. Allora, rapido giro di saluti. Ciao. Garbari. Ehi. Cosa hai qualcosa da dire? No, niente. Vediamoci di nuovo. Speriamo alla prossima. Ciao. Forse aspettare la prossima, fra un po' finisce anche il campionato. Vabbè. Attenzione, profetico. Questo, quest'uomo ha giocato con i paradenti. Però adesso non ce l'ho più. Vediamo. Accidenti, Ugolini. Uno che combatte a denti stretti. Lio Martignano. Dai, guardate questo, che bello. Lo devo riprendere tutto. No, Bruno è laziale, Massa è laziale. Ma su abiti, su alla puntata. In che mani? Mamma mia, ci lasci. Oh, ma che palo col salto. Eccoci qua. C'è la puntata che va su. Flaco. Un buon rientro, dai. Io abito dove stamattina. Poteva andare meglio. Deve andare meglio. Mi avete fatto perdere l'imbattibilità. Cosa c'è questo borsello? Tutto. Che bello che sei. Sotto! Attenzione, piano piano in camera entra un occhio, un naso e un baffo. Io ci metto il capitano. Non dico altro. Capitano, dai, dici qualcosa per sbronarci. Siamo sull'orlo del baratro, sul precipizio. Ma dove cazzo stai guardando? Devi guardare in camera, è qua. Guarda, ragazzi, noi siamo a mangiare. Sì, ma hai fatto un gol stasera, dai. Bravo. Mascella. Hai male alla scella? Mascella. E insomma, che fine fa adesso?
stai guardando in casa. Ciminiera di po'. Ma stai l'unico che non ha parlato perché stava parlando prima. Ma se io giro, riprende. No, non riprende un cazzo. Ciao, ciao. Gli avversari, gli avversari. Maledetti, maledetti siano gli avversari. Maledetti siano gli avversari. Maledetti uno dopo l'altro. Aggiungi che oggi Maschio ha fatto la migliore prestazione dell'annata. Minuti giocati, zero. Però ho visto un riscaldamento. Una mina all'incrocio. Beh, Beppe, adesso io ti voglio bene, ma hai un'arma segreta che corre, basta per quello, però. Poteva giocarla l'arma segreta o no? Mica. Mi caga nessuno. L'arma segreta era Sarto 89. Dennis, dai, quando torni, Dennis? Siamo in vena di confidenze. Dai. Tre aggettivi, sì, per definire così Garbari, che ha fatto delle grandi parate questa sera. Anzi, un aggettivo giocatore questa sera, dai. Allora, Garbari. Il giocatore è tantissimo. Aspetta. Comincia il contest. Omen chiede. No, o meglio, Omen intervista. Due punti aperte virgolette. Mazzalai. Un aggettivo per giocatore questa sera. Cominciamo da Garbari. Qui ci vogliono le foto vicine. Aggettivo o qualsiasi parola? Però non si vede un cazzo di niente. Puoi togliermi l'aggettivo, ma qualsiasi parola. Una parola. Una parola, una parola. Per questa sera Garbari è stato un gatto. Gatto. Delle nevi, visto il freddo. Allora poi chiediamo Frizzera. Fritz, dovrei dire sulla via del tramonto, ma scherzo, in via di recupero. Ugolini. Stai qua che ti si vede bene. La fialetta. Come si chiamano la soluzione salina, quella che ti mettono quando sei. Perché lui c'è sempre, va. La flebo? No, sì, vabbè, va bene anche la flebo. Ok, poi abbiamo Simo, dai. Tamanini. Tamanini. Sto andando un po' in ordine a caso. Il timbratore. Tamanini ormai va. Fa il suo lavoro, insomma. Tira un pochino più indietro. Poi Buccella. Poi? Buccella. Buccella. Il telefonino, poi vi ho raccontato. Il telefonino? Il telefonino, cioè ha rotto l'iPhone tirandolo contro il muro. Pastore. Oh, Pastore il flacco. Il flacco, ma no, non puoi chiamarlo con un soprannome. Pastore il flacco. Vabbè. Dai, cammina che ho freddo. De Luca, ecco qua. Anzi no, De Luca lo teniamo per ultimo perché ci vuole il colpo di scena. Allora andiamo su, che c'era ancora, Sartori 89. 89, la statua, perché è stato davanti così tutto il tempo a incitare, bravo, una bella statua. Vince Di Quonzo. Il nervoso, era un po' nervoso oggi. Va bene, andiamo con, siamo sulla fase calante, Pontalti. Pontalti è solo il pressing, non sono altri aggettivi. Ecco qua, adesso scegli il vecchio o il giovane? Giovane. Allora, prima di tutto non ti sei autodescritto, adesso che ci penso. Mazzalai. No, ti hanno anche annullato un gol, mazza. No, Mazzalai è incazzato perché una volta che segno, porca merda, quel mister là, il solito, deve mettere il piede in campo. Seconda volta che lo fa. Allucinante. Allora, giovane o vecchio avevi detto, scusa? Giovane avevo detto. Omen. Omen il poveraccio, perché sinceramente io l'avrei fatto giocare. No, ma io l'avrei fatto giocare, perché non sono allenatore. Ricordiamo che non si vede assolutamente niente in questa intervista, tra parentesi, perché non c'è la luce. Omen allora, l'avrei fatto giocare. Grazie, mazza. Save the Omen o io sto con Omen. Sì, scrivete sì, l'hashtag io ovunque. E signori, chiudiamo così con il bomber che torna al gol. De Luca. De Luca è il miracolato, cioè chi l'avrebbe detto che... Però bravo lui. Se lo merita, tra l'altro, è bravo mister, bravo mister qua, stima. Allora, già che ci siamo, diamo anche l'ultimo parere. Sartori 90, che è riuscito a venire a vedere la partita, questo paracarro che è dentro la macchina. Sarto 90 è il paracarro, effettivamente, perché tu vai a Cavalese e non giochi neanche. Beh, che cazzo vuoi, anch'io non ho giocato, comunque. Bene, il contest Maschio intervista finisce qua. Ciao. Fateci un gol, ragazzi. Devo entrare io, Va bene anche mezzo. E in tribuna? Andiamo a prendere le Come 5. Sta andando la partita, Sarto? Partita bene, dai, 2-2.
Sai che adesso per sospensione ci sarà nel prossimo video la festa del calcio. No dai, allora sto zitto per non far figuraccia. No dai, bene, sono contento. Vorresti essere in campo? Vorrei tanto essere in campo in forma ottimale. Faresti la differenza? No, la differenza di peso farei. Ciao. Ciao. Ma va là, che non ne fa parate tanto Garbo. Bravo Fritz, che bene, attenzione. Mister, un'apertura fatta bene. Non l'ho vista ancora oggi. Secondo me è il completino che fa Garbo così forte, perché ha solo la parte superiore delle ginocchia che è scoperta, tutto il resto è coperto. Io voglio vedere Maschio che entra e segna. Mettete dentro il paracarro di un Maschio, per favore. Ci tengo a ricordare, anzi, che quasi un anno fa in questo campo feci gol da dove si trova l'arbitro adesso. Un pallonetto incredibile, un portiere che non era in porta. È un gran gol. Modestia a parte. Filmiamo le due ragazze, che sento che mi prendono in giro, soprattutto la ragazza qua che fa finta di... Bene? Grazie, allora continuerò a fare la mia telecronaca. Altra gente che non sappiamo chi sia. Un po' di tifosi. Poi tifosi timidi. I nostri tifosi. Un po' di gente, così. Il cavalese. Vuole tirare mister da qui. Lo sento. Vuole provare a imitare il mio gol. Ma non ce la farai mister. Bravo.